Unico in Italia, l'orologio del campanile del Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiumedinisi venne costruito nel 1871 dal fabbro locale Salvatore Carbone. Sul telaio esterno del meccanismo, lo stesso Carbone scrisse: "Questo orologio è il primo che io ho costruito nell'anno 1871". Poi a Conciato, in gennaio 1892, per ordine del sindaco signor Giuseppe Veraldo. I materiali utilizzati per la costruzione del meccanismo dell'orologio sono ferro, pietre e corde. Il suo peso si aggira intorno a 500 kg. Le due campane, i cui rintocchi vengono scanditi ogni quarto d'ora, provengono dalla Chiesa Fraternita Madre della Misericordia, risalente al 1110 e situate nell'omonima contrada prima che venisse distrutta da un'alluvione nel 1855. Il funzionamento dell'orologio è articolato secondo il sistema inglese. Prima suonano i quarti e dopo le ore. Attraverso il movimento di quattro corde e quattro pesi differenti. Ciascuna corda e ciascun peso comandano rispettivamente le ore, i quarti, mezzogiorno e mezzanotte, ucento, i secondi. Fino al 1930 poi erano funzionanti anche un rusbigliarino alle 4 del mattino e un ritiro alle ore 22. Nel 1926 venne effettuata una manutenzione a cura del signor Giuseppe Marzanopoli, anch'egli fabbro, il quale a sua volta lasciò l'incarico al cognato Antonino Fleri nel 1936. Dopo diversi decenni, nel 1986, sindaco il dottor Polidoro Francesco, la manutenzione dell'orologio è stata ripresa dai fratelli Fleri, Salvatore e Fiorenzo, quest'ultimo è l'attuale responsabile, che hanno riparato e ricostruito alcuni pezzi deteriorati, rimettendo in sesto il suo funzionamento. Per tutti i paesani, sentire i rintocchi dell'orologio della chiesa ogni quarto d'ora, di giorno e di notte, è un autentico motivo di fiumedinisanità.